ragazze, video sui 14 prodotti preferiti che utilizzo tutti i giorni. Preferiti l'ho aggiunto io perché sinceramente quello che vi mostrerò, a parte di essere appunto proprio, a parte che essere i miei prodotti che utilizzo tutti i giorni, sono anche quelli preferiti perché ve li consiglio, e quindi partirei subito gradualmente. Io ho cercato di distribuirli in base all'utilizzo che ne faccio, partendo appunto da quando mi alzo a quando vado a letto, quindi mi rimostro gradualmente con un certo ordine. Allora, il primo prodotto che sicuramente utilizzo appena mi alzo la mattina, mi metto davanti allo specchio e mi getto in faccia un po' di acqua abbastanza fresca proprio per darmi un attimino una risvegliata, è sicuramente questo gel detergente della L'Oréal. E io questo qui l'ho visto sempre tramite YouTube e l'ho conosciuto appunto grazie a delle youtuber famose. Sicuramente è un prodotto molto molto valido, mi piace tantissimo e ne sto veramente vedendo i risultati. Oltre che essere di origine naturale per il 97%, non contiene silicone, e questo qui è appunto un detergente all'argilla bianca. Io ve lo consiglio perché è veramente molto buono, e questo qui poi lo utilizzo anche la sera e vi faccio vedere dopo con quale altro prodotto lo utilizzo. Quindi questo qui ve lo straconsiglio ed è uno dei prodotti che utilizzo tutti i giorni. Poi, dopo appunto aver messo questo gel detergente, io utilizzo una crema per il viso, ed è questa qui della Garnier che vi ho già mostrato quando feci la ode sugli acquisti, se non erro, ed è questa qui, è l'Essential Intensive Hydration Day, ed è appunto una semplicissima crema di idratazione continua 24 ore della Garnier, che vi ho già detto che mi stava piacendo tantissimo perché è veramente molto profumata e veramente dà quella sensazione di freschezza sulla pelle che non guasta mai. Poi dopo appunto aver fatto la doccia mi insapono con un bagno schiuma, perché però non vi mostro, perché il bagno schiuma è una cosa che effettivamente, ops, è caduta la crema, io cambio tantissimo, quindi non vi voglio mostrare un prodotto preferito perché effettivamente non ce n'è, perché vabbè, ne utilizzo tanti e quindi sarebbe molto difficile sceglierne solo uno. Però sicuramente un prodotto molto valido che sto utilizzando è questa crema corpo appunto ad idratazione continua della Felce Azzurra. Mi piace tantissimo perché contiene vitamina B5, idrata 24 ore, ha maxi formato con un ottimo packaging, con questo dosatore che sicuramente ti aiuta a appunto a distribuire la crema più facilmente. Mi piace tantissimo perché effettivamente non unge. In estate ho avuto il problema che mi seccava leggermente la pelle, però devo dire che adesso con questo periodo veramente mi ci sto trovando molto bene, ed è sicuramente un prodotto che sto utilizzando tutti i giorni. Poi, appunto, mi lavo i denti con spazzolina e dentifrice, utilizzo un prodotto che vi ho già mostrato perché veramente mi piace tantissimo, ed è Listerine, è del formato, potete vedere che io ne faccio un uso assurdo, però vabbè, mi ci trovo molto bene. Utilizzo questo qui verde in particolar modo, che è difesa denti e gengive, appunto riduce la placca e mantiene le gengive sane, con fluoro per rafforzare i denti, quindi mi piace tantissimo. Questo qui ha il sapore della menta fresca. Poi passiamo invece al trucco. Io prima di appunto di iniziare a truccarmi passo sulle mie labbra una base di burro cacao. In questo periodo sto utilizzando questi qui che ho preso a Londra, della Nivea Lip Butter Vanilla e Macadamia in particolare, perché è veramente molto buono. Questo qui, oltre a portarmelo con me sempre in borsa, appunto lo utilizzo la mattina per idratare le labbra prima di iniziare con la base. Ecco la base, in questo periodo soprattutto, a parte poi vari primer che ho usato, per esempio quello dell'Essence, l'Extreme, può essere Love Extreme, e adesso sto utilizzando questo piccolo campioncino che ho trovato appunto nel kit della Benefit, che è l'Stay Don't Stray, non so se la pronuncia è corretta, perdonatemi. Appunto è un primer che io vado a mettere qui sulla palpebra e sotto nelle occhiaie, e sicuramente mi dà un tocco in più, anche perché oltre che a farmi durare di più il trucco, mi piace tanto perché è leggermente colorata, non so se a voi fa lo stesso effetto, e quindi mi lascia la palpebra leggermente beigiolina, e mi piace tantissimo l'effetto che lascia. Poi passo al fondotinta, e il fondotinta che utilizzo da sempre praticamente è lo Stay All Day 16 ore di Essence. Io non so se effettivamente è un prodotto
con Bonici, ma credo proprio di no, però veramente mi ci trovo molto bene perché ha una durata veramente ottima, e quindi comunque io quando vado, quando torno la sera a casa, comunque sono ancora abbastanza truccata, e quindi è quello che io richiedo, perché essendo tutto il giorno fuori casa, comunque adesso un pochino di meno, però essendo fuori casa io preferisco non truccarmi tante volte, farlo una volta sola, ma farlo appunto con un prodotto che dura tanto, e sicuramente lo Stay All Day di Essence mi aiuta in questo. Poi, dopo aver messo il fondotinta, metto il correttore. In questo periodo sto usando questo qui della Kiko, che è veramente molto molto buono. Ed è questo qui, scusate lo specchietto, ho dimenticato di coprirlo, ed è il Full Coverage Concealer, è il 04, ed è veramente molto buono e mi aiuta tantissimo con i piccoli brufoletti che mi compaiono ogni tanto, soprattutto quando mangio le schifezze, anche se non dovrei. E vabbè, e poi comunque anche per le, appunto, le occhiaie, quindi vado a mettere questo qui, è appunto dove aver messo il fondotinta. Poi, dopo il fondotinta, il correttore, passo poi al brush. Sicuramente sto utilizzando tantissimissimo questo qui che vi ho già fatto vedere, della Make Up Revolution, che ho preso appunto a Londra, che è l'Hot Spice. Sì, ha tutte queste tonalità che vanno, scusate la voce è andata via, ha tutte queste tonalità sul rosa che veramente mi piacciono tantissimo, e alcuni hanno appunto dei glitterini, quindi li posso anche utilizzare la sera quando voglio essere più scintillante. Poi tutti i giorni metto, soprattutto quando faccio i trucchi semplici, quindi magari metto leggermente un po' di ombretoso, non lo metto per niente, utilizzo questa matita duo dell'Avon, ma sicuramente utilizzo il nero, perché vabbè, l'altro è argentato, che utilizzo soltanto nelle occasioni un po' più speciali, ed è scassatissima, non si legge neanche più di quale linea è, non so neanche il numero. Leggo leggermente Color Trend, non so se la conoscete, è questa qui appunto, che ha questi due colori, cioè sia l'argento, non so se riuscite a vedere bene, che è in nero, e quindi questa qui la metto leggermente come se fosse liner, perché non sono capace, come vi ho già detto, di mettere liner. Eccomi, scusatemi, si è interrotta la batteria, e quindi vi stavo dicendo che praticamente questa matita qui appunto la utilizzo come se fosse liner, perché io non sono capace a metterlo, però mi piace a dare l'effetto leggermente allungato ai miei occhi, e quindi metto la matita soltanto verso la fine dell'occhio. E poi passo al mascara, il mascara che sicuramente vi stra consiglio, con cui mi ci sto trovando bene, è questo qui della Dare Real della Benefit. Questo qui è il campioncino, sempre perché l'ho trovato nella kit, praticamente la mini taglia, anzi non campioncino, della Benefit, mi ci sto trovando bene, e sicuramente a breve lo andrò a comprare nella taglia più grande, perché è veramente buonissimo come prodotto. Poi ovviamente non esco di casa senza il mio adorabile profumo, e come vi ho già detto, il mio profumo preferito è l'Hypnotic Poison di Dior, è buonissimo. Questo qui è il profumo che utilizzo tutti i giorni. Poi, praticamente, quello che vi ho messo dopo non è un prodotto che utilizzo tutti i giorni, ma quasi, perché comunque si tratta di un gel look della Essence. Questo qui è l'XXL volume, il Plumping Top Coat. Praticamente è un top coat fantastico per il prezzo, per la qualità, per quanto mi fa durare lo smalto, io lo sto stra adorando. Sì, non utilizzo tutti i giorni, ma quasi sempre, mi andava proprio di andarlo a mettere nei prodotti, appunto nei 14 prodotti, perché comunque io ho aggiunto prima preferiti, perché è veramente un prodotto molto valido e mi piace tantissimo. Io ho utilizzato tanti top coat, ho utilizzato anche quel gel look della Kiko, che praticamente sono stati per me 5-6 euro buttati, perché mi ci sono trovata veramente male, ma per il prezzo che c'è questo prodotto e per la durata e per quanto mi dà, cioè per l'effetto fantastico che dà nelle mie unghie, che veramente dà una sensazione di leggermente ingrossarle, darle quella lucidità, poi le fa asciugare velocemente, è sicuramente un prodotto valido che io vi consiglio. E poi per finire, come vi dicevo prima di andare a letto,
come vi dicevo prima, appunto, che utilizzo un prodotto in combo ad un altro, prima di andare a letto mi faccio una maschera per circa 10 minuti ed è questa qui della L'Oréal Nature, è una pasta d'argilla appunto, però all'argilla verde. Metto questa pasta all'argilla in viso, la faccio stare 10 minuti, finita di in questi 10 minuti la vado a sciacquare e appunto riutilizzo il detergente e quindi riutilizzo in combo la sera prima di andare a letto. È veramente veramente sono dei prodotti molto molto buoni, che quindi ve li consiglio. E questo qui è il 14° prodotto della mia routine giornaliera che utilizzo. Per quanto riguarda i miei 14 prodotti che utilizzo tutti i giorni è tutto, e fatemi sapere se anche voi avete dei prodotti che sono simili ai miei, o comunque se avete dei prodotti da consigliarmi, io sarei molto contenta di accettare i vostri consigli. Vi ringrazio ancora per avermi seguito e vi mando un grosso grosso bacione. Grazie ancora, al prossimo video, ciao!